Oggi per Aionoas vi raccontiamo una storia importante, una storia di rinascita, una storia che ha consentito a una ragazza di riprendersi la vita in mano dopo aver percorso delle strade abbastanza difficili. E lo facciamo perché è una testimonianza importante per tutti coloro che in qualche maniera percorrono le stesse strade di questa ragazza. Oggi siamo a Nugis e con noi è Jennifer Argiolas che ci racconterà la sua storia. Ciao Jennifer. Ciao. Allora, Jennifer nasce qui a Nugis in una famiglia semplice, con un po' di problematiche, ma come possono avere tantissime famiglie. All'età di 7 anni che cosa ti succede? Dunque, all'età di 7 anni perdi mio padre. In un viaggio di lavoro, purtroppo, mio padre tornò senza la vita. E quindi per me è stato un colpo molto forte, difficile da metabolizzare, anzi è stata la causa interiore, diciamo, di un percorso di distruzione totale. Allora, tu perdi tuo padre all'età di 7 anni e in qualche maniera ti aiuta, perché hai delle problematiche in casa con tua madre, ti aiuta tua nonna a iniziare un percorso di vita. Sì, esatto, mia nonna mi è stata tanto vicina, ma inutile furono i suoi tentativi, perché comunque a me è mancata una figura molto importante alla quale io ho iniziato ad avere i primi segnali con l'autolesionismo. Ecco, tu insomma cresci, da bambina cominci ad entrare nell'età dell'adolescenza e lì cominciano i tuoi segnali di malessere, ti provochi insomma delle lesioni al tuo corpo, perché avevi questo malessere tuo interno. Sì, esatto, iniziai così, sempre peggio. Iniziai a distruggermi, iniziai a frequentare amicizie sbagliate, percorsi, posti sbagliati, e iniziai appunto a fumare non più sigarette ma altre sostanze. Ecco, cominci insomma per mitigare insomma il tuo dolore, insomma le tue problematiche, cominci a fumare, conosci una persona, ti innamori e con questa persona vai via dalla Sardegna. Sì, esatto, vado via dalla Sardegna ed è lì che incontro il cosiddetto tunnel, il tunnel dalla quale molti dicono non si possa più tornare indietro. Ecco, quindi cominci ad usare sostanze, non più a fumarle, ma cominci ad usare sostanze abbastanza particolari. Come ti sei avvicinata al mondo della droga? Mi sono avvicinata piano piano, iniziando dalle discoteche e iniziando con le amicizie sbagliate e soprattutto iniziando a sentire quel sentimento che la droga dà, che purtroppo non è reale ma è soltanto chimico e distruttivo e molte volte anche mortale. Allora, diciamo che la droga a te, come la sigaretta, serviva per calmare il dolore che comunque avevi detto, questa sensazione di essere un po' sola, di non poter affrontare la vita. Allora, la droga regala, perché poi non regala, perché la droga in cambio vuole la tua vita, regala un sentimento chiamato amore, però chimico, che non è reale, che ci addormenta nel torpore. Pensiamo pure di essere coscienti e di tenere tutto sotto controllo, ma non è esattamente così. Allora, come descrivimi un po' le tue giornate proprio in questo periodo in cui tu facevi uso di sostanze abbastanza pesanti? Le mie giornate erano molto tristi. Pensare oggi che sono fuori mi viene molta tristezza nel ripensarmi così. Dormivo tanto, appena mi svegliavo dovevo uscire per andare a cercare quel che mi serviva, per così dire ritrovare quel che mi mancava, ma non era così. A un certo punto della tua vita succede una bella notizia, come succede per tutti i genitori, per tutte le donne, insomma per tutti gli uomini, che dentro di te nasce una nuova vita, si affaccia una nuova vita, rimane incinta. Esattamente. In quel caso, riguardandomi ripetutamente allo specchio, non volevo mia figlia assolutamente vedesse la madre in quelle condizioni, o non volevo rischiare di perdere la vita per non vedere più il sorriso di mia figlia, e ho chiesto aiuto.
Ecco, in questo caso tu chiedi aiuto e che cosa succede nel momento in cui chiedi aiuto? Nel momento in cui ho chiesto aiuto c'è da sottolineare che i servizi sociali non sono cattivi come vengono descritti, ma danno le possibilità e gli aiuti che una persona, anche un uomo, una madre, può richiedere. Interagiscono pesantemente soltanto quando, diciamo, una persona non fa il percorso giusto. Ecco, quindi tu chiedi aiuto, ti viene dato e nel frattempo la gravidanza va avanti e finalmente nasce la tua bambina, che si chiama? Angela. Ecco, nasce Angela, proprio un nome adatto in questo caso per la tua vita, perché è proprio venuta a salvarti, sì, se così vogliamo dire, dal baratro in cui stavi cadendo. Tu nel periodo in cui chiaramente nasce Angela, momentaneamente smetti di fare uso di sostanze stupefacenti. Esattamente. E quindi che cosa, com'è il tuo atteggiamento? Senti la mancanza della droga oppure lo fai e in quel momento, visto che c'è una vita davanti a te, ne senti meno l'esigenza? Diciamo che la droga non pretende la concorrenza, quindi in quel momento alla fase del richiamo inizia a darti dolori fisici, affanno, pensieri pesanti, inizia a non lasciarti in pace per ritornare da lei. Ecco, quindi intanto passa il tempo, Angela cresce e tu in qualche maniera però cosa succede? Che il richiamo della droga è troppo forte? Sì, esatto. E quindi ti riavvicini di nuovo o perlomeno ricominci a usarla in maniera sistematica? Esattamente, poi ho visto che da sola non potevo, non avevo, diciamo, il contesto giusto per poter uscire da quel vortice oscuro, e allora ho richiesto aiuto ai servizi sociali e nell'arco di 48 ore sono stata portata in comunità. Ecco, quindi arrivi in comunità, tu e la tua bambina chiaramente, e cominciate questo percorso insieme ad altre persone che hanno probabilmente la stessa problematica. Dove c'erano anche altre mamme, era una comunità anche dove c'erano bambini. Ecco, e quindi diciamo una sorta di paese, una sorta di villaggio dove ricominci piano piano il tuo percorso e ricominci a pensare di dover abbandonare la droga. Esatto. E quindi l'abbandoni anche perché è stato un sacrificio per te abbandonare la droga quando eri in quel contesto, diciamo, della comunità? Diciamo che il dolore fisico dura all'incirca 15 giorni, poi arriva, diciamo, il richiamo mentale. Dura all'incirca un mese e poi finisce, non soffri più. All'inizio ti porta via i sentimenti, hai una sensazione di vuoto, proprio di morte interiore, ed è sempre la fase del richiamo della droga. Poi mano a mano che ho iniziato a parlare anche con gli psicologi della comunità, diciamo, è iniziato a rifiorire quasi un po' tutto, perché il vero percorso è tornare indietro nell'età dove si è interrotta la vita e costruire quel pezzo che è mancato. Allora, possiamo dire adesso dalle tue parole che praticamente la droga serve per cercare di anestetizzare un sentimento, un dolore. Esatto, e quindi il percorso più difficile, quello che hai fatto con gli psicologi, praticamente è quello di capire da dove nasceva questo dolore e come affrontarlo. Esattamente, bisogna fare un percorso interiore che si chiama guarigione e ritornare dove, diciamo, il puzzle si è spezzato e rimettere i pezzettini al proprio posto. E la comunità è stata molto 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 d'aiuto, anche perché si è creata questa situazione familiare e poi hanno creduto in me stessa più di quanto mai credessi io, e quindi è questo l'incoraggiamento che voglio dare ai giovani, che qualcuno lì fuori crede in voi e vuole salvare la vostra vita, non soltanto per lavoro ma a livello umano. Allora, quanti anni stai dentro la comunità? Sono stata 5 anni perché ho ripreso gli studi, ho fatto dei corsi, ho fatto delle esperienze lavorative e ci è voluto tanto a ricostruire piano piano anche con la mia famiglia, con la quale oggi vado d'accordo. Ecco, allora 5 anni e poi finalmente possiamo dire fuori dalla comunità, e lì
affronti un vivere diverso. Esattamente, lì diciamo che sono stata messa alla prova da me stessa. E quindi l'impatto, com'è stato il primo impatto, diciamo, nel sentirsi fuori da questo guscio, da questo uovo che ti proteggeva? Diciamo che l'impatto è stato molto forte, avevo molta paura, ma allo stesso tempo con me al mio fianco c'era un'educatrice, diciamo mi è stata molto vicina fino a che poi non mi ha lasciato andare e ho iniziato a riprendere regolarmente la mia vita normale fino alla prima fase della rottura. E quindi inizi di nuovo a vivere, diciamo, nella società, ti reintegri e cominci anche a lavorare e cominci a riappropriarti di quella che è la tua vita. Esattamente. Mi sono anche rinnamorata, quindi i sentimenti erano sani, naturali, non contaminati. Ho riprovato emozione nel vedere delle persone, ho conosciuto tantissime belle persone, è ritornato tutto come quando ero bambina, tutto integro. Diciamo quando questo incubo svanisce per merito, insomma, di tutte le persone che ti hanno dato una mano nella comunità e tutti gli addetti ai lavori. E a questo punto tu cresci la tua bambina che diventa comunque grande, cominci, diciamo, a lavorare, però nel frattempo aiuti tua madre che aveva, lo possiamo dire, lo stesso problema tuo, e tu aiuti tua madre dopo l'esperienza che hai fatto per uscire fuori dalla tossicodipendenza. Esattamente. E quindi hai fatto un percorso anche con lei, adesso vi siete, diciamo, riappacificate. Esattamente, diciamo che ci è voluta tanta calma, veramente tanta calma, molto affetto, e diciamo che è stata molto importante la musica. La musica è stata molto importante, che anche a me allora in comunità mi aiutò tantissimo. Quindi possiamo dire che se Angela ha aiutato te e quindi è venuta a salvarti, tu hai fatto lo stesso. Viceversa. Con tua madre. Sì, e lo farei anche con il prossimo. Esatto, allora nel frattempo, diciamo, tu cominci a lavorare, adesso sei qui in questa comunità dove ti sei integrata di nuovo completamente, il messaggio l'hai già mandato, però su che cosa vogliamo puntualizzare per chi, diciamo, ha problematiche così serie in famiglia e non riesce a uscire fuori? Vorrei lanciare un appello soprattutto alle mamme che pensano, giustamente, non lo fanno in amor cattivo, di lasciare andare i propri figli a fare un percorso, perché a casa non sono protetti, non c'è quella protezione, perché i vostri figli in quel momento sono molto bugiardi e vi sanno tenere sotto controllo e hanno bisogno d'aiuto di persone diverse che non sia il contesto familiare. Ecco, quindi la comunità, rivolgersi alle persone giuste, agli assistenti sociali che possono dare sicuramente una mano, e fidarsi a intraprendere questo percorso, così che devono fare anche i genitori. Esattamente. Allora, io so che tu ci tieni, perché nel tuo percorso tante persone ti sono state vicine, ci tieni a ringraziare in modo particolare chi ti ha dato una forte mano a riprenderti la vita. Esattamente, vorrei ringraziare Maria Giovanna Melis, l'assistente sociale del comune di Samugheo, diciamo è stata lei, diciamo, la persona che mi ha abbracciato per prima e mi ha accompagnato in comunità. Come seconda persona vorrei ringraziare Alessandra Tomasone, che è la responsabilità della comunità di Oristano, dove è stata, diciamo, la mia ancora, il mio punto di riferimento, e la mia importanza del mio percorso. E poi vorrei ringraziare Silvia Piras, che è stata l'educatrice che ho avuto esternamente, che mi ha fatto, diciamo, compagnia nel cammino finché non sono rientrata a casa. Ecco, tante persone, tu ne hai citato alcune chiaramente, tante persone che ti hanno dato una mano ad uscire da un problema serio che probabilmente non ti avrebbe dato scampo se tu non avessi iniziato questo percorso. Ora come vedi la tua vita? La mia vita è ritornata normale, sembra soltanto un ricordo molto lontano.
alla quale mi fa molto paura, perché mi viene un sentimento di pericolosità e quindi lo ricordo, diciamo, come se avessi degli scudi davanti, che però mi è servito tanto per l'esperienza. E quindi vorrei dire anche ai giovani, alle giovani, di non vergognarsi di questo problema, perché purtroppo nasciamo e cadiamo. E quindi non c'è bisogno di vergognarsi o di chiedere aiuto, di abbracciare dentro se stessi la propria resilienza, perché ce l'abbiamo, il proprio bambino, la propria bambina che si è persa in un'età dove gli anni si sono interrotti, si sono addormentati, perché potreste addormentarvi per sempre perdendo qualcosa che veramente può cambiare e diventare straordinario. Va bene Jennifer, chiudiamo questa intervista, siamo nel periodo natalizio, quindi veramente tu stai facendo un grande regalo a tutte quelle persone che hanno bisogno anche delle tue parole. E quindi un grazie a Jennifer, ti faccio l'ultima domanda anche in occasione del Natale. Cosa vorresti trovare come dono più importante della tua vita sotto il tuo albero? È una domanda un po' particolare, diciamo che la domanda, che il regalo che vorrei io sarebbe lo stesso, non lo vorrei solo a Natale, vedere il sorriso di mia figlia Serena.